Buongiorno da TG1. Ieri record di terze dosi somministrate in un sol giorno, ma la partita contro il Covid non è vinta, avverte il ministro Speranza all'incontro della Federazione degli Ordini dei Medici. La ministra Lamorgese spiega invece la direttiva sulle manifestazioni necessarie, dice, per bilanciare il diritto alla salute pubblica. Giuseppe Rizzo. Oltre 92 milioni di dosi di vaccino somministrate in 11 mesi. I numeri continuano a crescere, 19.000 prime dosi al giorno, con l'obiettivo di rafforzare la protezione della popolazione perché, sottolinea il ministro Speranza, la battaglia non è vinta. Se oggi possiamo rivendicare di avere dati migliori degli altri paesi è proprio perché si è fatto questo sforzo, che però, ribadisco, deve essere considerato non un punto di arrivo, ma un punto di partenza, perché la partita è ancora una partita difficile. Ieri 140.000 terze dosi, il commissario Figliuolo traccia un bilancio parziale della campagna. Siamo quasi all'87% di popolazione over 12 che ha almeno una somministrazione, oltre 45 milioni e 500 mila persone che hanno chiuso il ciclo vaccinale, però questo nemico infido bussa sempre alla porta, allora noi ci dobbiamo scudare ancora di più. Uno sforzo collettivo che non può essere vanificato dai comportamenti di alcuni. La ministra degli interni, Lamorgese, parla delle manifestazioni, a volte violente, contro vaccini e Green Pass. Non è stato facile, dice, prendere decisioni, ma bisognava farlo. Una percentuale che comunque è rumorosa, comunque crea problemi sui territori. Guardate che non è stato semplice, ma era doveroso procedere, perché anche qua c'è bisogno del bilanciamento dei diritti, il diritto a manifestare ma anche il diritto alla salute pubblica. Insistere con vaccini e comportamenti responsabili, l'auspicio del ministro della difesa Guerini, bilanciando tutti gli interessi in gioco. Dobbiamo fare in modo che se vi sono comportamenti irresponsabili vengano sanzionati come devono essere sanzionati, perché appunto c'è in gioco l'interesse collettivo del nostro paese